Vi ringrazio molto dell'opportunità di intervenire alla vostra 14ª conferenza di statistica. L'unico rimpianto è non poter essere presenti tutti fisicamente nella stessa sala, cosa che faciliterebbe molto le nostre interazioni. Dovendo intervenire alla distanza, quindi ho preparato alcune diapositive che pregherei la regia di mandare in onda e che un po' cercano di raccogliere i principali contenuti di ciò che vorrei dire oggi. Credo che in Italia ci sia un po' un atteggiamento per cui spesso molte decisioni vengono prese a intuito, anziché andando a guardare dati di supporto, prendere delle e fare delle scelte di politica economica che siano basate sull'evidenza empirica. Si fanno tante riforme, almeno sulla carta, si introducono nuove misure, si fanno anche spesso, anche qui sulla carta, delle sperimentazioni, magari perché non ci sono soldi abbastanza e quindi si introducono delle misure dicendo che sono delle misure sperimentali che dureranno soltanto un periodo limitato, ma poi non si fa nulla per davvero capitalizzare su queste esperienze, cercare di trarre dai dati disponibili informazioni adeguate sull'efficacia di queste politiche. E credo che qui ci sia un problema culturale di fondo e anche un problema di restrizioni nell'utilizzo dei dati e nella fornitura di dati a coloro che sono in grado di utilizzarli al meglio per valutare l'efficacia delle politiche. Chiaramente per valutare le politiche economiche c'è bisogno sia di dati che di metodi. Entrambe le cose sono assolutamente necessarie perché ogni problema di valutazione richiede di stabilire delle relazioni di causa-effetto e non delle semplici correlazioni o associazioni tra variabili. Se vogliamo valutare una politica, noi vogliamo cercare di capire se la riforma ha raggiunto l'obiettivo B. Non ci basta vedere che ci sia una correlazione tra la riforma e l'andamento di qualche variabile, perché questa correlazione potrebbe benissimo essere dovuta ad altri fattori che non hanno nulla a che vedere con la riforma. Con i dati aggregati, che spesso sono disponibili, è molto difficile riuscire a stabilire delle relazioni di causa-effetto. Proprio non si riesce a identificare il ruolo giocato dalla riforma nel raggiungere o meno determinati obiettivi. Per cercare di fare questo c'è bisogno di avere dati microeconomici e dati microeconomici anche piuttosto estesi. Vorrei farvi l'esempio di una valutazione che è stata compiuta nell'ambito del programma VisitIMSS, che permette a ricercatori di tutto il mondo di accedere alle banche dati dell'INPS, che come sapete sono delle banche dati molto ricche perché seguono tutta la storia contributiva dei lavoratori e poi l'utilizzo di diverse prestazioni sociali. Enrica Martino, una giovane ricercatrice, ha studiato gli effetti del sostegno al rientro al lavoro delle madri dopo il congedo di maternità obbligatorio, in particolare quali sono stati gli effetti dell'introduzione di un voucher che poteva essere speso per servizi di assistenza all'infanzia per le madri che avessero deciso di tornare al lavoro e di non fruire invece del congedo, del periodo di congedo di maternità facoltativo. Bene, per far parlare questi dati e poter capire se quel voucher ha avuto degli effetti positivi sulle carriere, sui salari delle giovani madri, c'è bisogno di avere un metodo. Il metodo che normalmente nelle scienze sociali si utilizza ormai da tempo e che tra l'altro è stato anche alla base del riconoscimento del premio Nobel per l'economia quest'anno a David Card, a Josh Engrist e a Guido Imbens,
è proprio la necessità di replicare nell'ambito delle scienze sociali un disegno sperimentale. Idealmente uno vorrebbe poter fare un esperimento fin dall'inizio, che vorrebbe dire randomizzare il trattamento, cioè dare ad alcuni, per esempio, la prestazione sociale che si vuole valutare, ad altri non darla, semplicemente sulla base di un'estrazione casuale da un qualche campione. Tuttavia questo raramente è possibile nell'ambito delle scienze sociali e soprattutto nell'ambito delle politiche distributive. Ci sono dei problemi anche etici che possono nascere. Noi dovremmo dare un trasferimento per esempio a delle persone povere e ad altre persone povere che sono esattamente nella stessa condizione non darlo. Quindi queste scelte sono sul piano etico in qualche modo discutibili e c'è anche una forte opposizione, delle anche legittime, chiaramente resistenze da parte dell'operatore politico a fare appunto delle randomizzazioni in questo modo. Però si possono lo stesso adottare dei disegni che diciamo quasi sperimentali che ricostruiscano ex post dei gruppi di trattamento e dei gruppi di controllo. E proprio sono queste le metodologie che sono valse a Card, Engrist e Imbens il riconoscimento del premio Nobel per l'economia nel 2021. Quello che si deve fare è cercare di ricostruire dei controfattuali, cioè capire cosa sarebbe successo senza la politica ex post. Torniamo all'esempio del bonus infanzia che vi facevo all'inizio del lavoro di Enrica Martino. Questi sono i dati sull'andamento dei salari in persone che hanno fruito del bonus infanzia e in persone che non hanno fruito del bonus infanzia. Il problema che si pone normalmente quando si fanno queste comparazioni è che coloro che fruiscono del bonus infanzia normalmente non sono un campione casuale, sono persone che sono autoselezionate, sono alcune persone che hanno potuto in qualche modo utilizzare, hanno voluto utilizzare il bonus infanzia, ma non sono chiaramente un gruppo comparabile a coloro che non hanno fruito del bonus infanzia. Nel caso specifico, Enrica Martino ha potuto utilizzare il fatto che quella politica era stata introdotta per fasi diverse e quindi alcune madri avevano avuto fin dall'inizio il diritto a poter accedere al voucher, altre madri invece non avevano potuto accedere al voucher. Quindi la comparazione può essere considerata tra una comparazione tra due gruppi che in qualche modo sono comparabili, e semplicemente la cui differenza che alcune avevano potuto fruire del bonus infanzia, altre non avevano potuto fruire del bonus infanzia. Vedete, in questo grafico vi viene mostrato la distanza dal periodo di maternità e vi fa vedere il caso nei diamanti, diciamo, di colore azzurro, vi fa vedere cosa è successo ai salari delle madri che hanno fruito del bonus infanzia e quelle rosse invece sono le madri che non hanno fruito del bonus infanzia. Questi sono semplicemente i dati grezzi che illustrano comunque una differenza salariale importante. Le madri che hanno fruito del bonus infanzia sono tornate prima al lavoro, hanno subito una penalità salariale. Normalmente le madri che tornano al lavoro dopo i periodi di congedo di maternità subiscono delle forti penalizzazioni salariali. Vedete, le madri che hanno potuto fruire del bonus infanzia hanno subito delle penalizzazioni salariali meno forti e delle madri che invece non hanno potuto fruire del bonus infanzia. Questa è una stima invece econometrica dell'effetto sui salari del fruire del bonus infanzia rispetto a coloro che non hanno potuto fruire del bonus infanzia. Come vedete, in questo caso dal tempo zero in cui appunto si è potuti fruire del bonus infanzia c'è un effetto significativo che insomma è importante sul salario delle madri, che poi tende a ridursi nel corso del tempo, ma ci fa capire che se l'obiettivo di quella misura era quella di migliorare le carriere lavorative delle giovani madri, effettivamente quella misura ha avuto un effetto anche rilevante su di loro. Come vi dicevo, per fare questo tipo di valutazioni c'è bisogno di tanti dati. Nel caso specifico Enrica Martino aveva potuto utilizzare i dati dell'INPS, che sono molto ricchi perché ricostruiscono le storie contributive praticamente dell'universo dei contribuenti all'INPS. C'è bisogno di tanti dati perché
non essendo dei campioni randomizzati, è comunque importante tenere conto di effetti di composizione. Bisogna fare delle comparazioni in modo tale da isolare delle persone che abbiano le stesse caratteristiche nei due gruppi. Se i campioni sono piccoli, è difficile che possano rappresentare persone a questo livello di granularità che hanno differenze sulla base di queste caratteristiche. E quindi o riusciamo a lavorare su indagini campionarie molto estese, oppure abbiamo bisogno di lavorare su dati amministrativi. Tra l'altro, i dati amministrativi hanno anche una serie di altri vantaggi. Il primo, sicuramente il più importante, è il fatto che danno una copertura completa dell'universo dei potenziali beneficiari di una politica. Chiaramente l'unico problema è che non coprono il settore informale per definizione, coprono solo l'economia legale, essendo dati che vengono raccolti dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni. Secondo vantaggio, non ci sono gli errori di campionamento, che sono proprio invece delle indagini campionarie. Terzo vantaggio, si riesce con i dati amministrativi a ricostruire delle storie longitudinali complete. L'esempio di prima, uno può risalire all'intera storia contributiva dei lavoratori e questo è molto utile nel compiere le valutazioni ex post, perché ex post ne vogliamo per poter adottare un metodo quasi sperimentale, definire un gruppo di trattamento e un gruppo di controllo che rispettino alcune condizioni. Per esempio, bisogna, controllare se i due gruppi, guardiamo all'andamento, all'obiettivo, insomma, alla variabile di interesse nei due gruppi, aveva un andamento, comune prima dell'intervento della politica. Se non abbiamo soddisfatto questa condizione di un trend comune, chiaramente tutto il procedimento di valutazione è in qualche modo inficiato. Inoltre, il fatto di poter seguire le persone così a lungo, di avere queste storie longitudinali complete, ci permette di continuare a guardare gli effetti delle politiche anche dopo molto tempo. Magari alcune politiche hanno un effetto nell'immediato, ma successivamente questo effetto tende a ridursi nel corso del tempo. E questa è un'altra cosa molto importante per il decisore politico, da sapere in quali tempi si materializzano gli effetti e se poi nel corso del tempo possono essere in qualche modo ridotti. Possono perdere in qualche modo efficacia queste politiche. È possibile, tra l'altro, con i dati amministrativi replicare proprio precisamente le regole che determinano l'accesso alle prestazioni. Mi è capitato, per esempio, di lavorare sugli effetti della riforma delle pensioni Fornero e sulla base dei dati raccolti dall'INPS abbiamo potuto stabilire quali erano le possibili uscite verso il pensionamento di diverse categorie di pensionandi. Voi sapete molto bene che in Italia le regole del sistema previdenziale sono estremamente complesse per sapere e poter definire i diritti diciamo, di queste persone c'è bisogno di avere dei dati molto dettagliati sull'anzianità contributiva e non soltanto sull'anzianità anagrafica degli individui. È poi possibile anche misurare con precisione il take-up delle politiche, cosa altra variabile molto importante a cui spesso non si guarda, cioè capire quanti dei potenziali beneficiari poi alla fine hanno davvero beneficiato di queste politiche. Tra l'altro, questo è un altro aspetto importante nella valutazione stessa. Nel caso delle prestazioni gestite dall'INPS ci sono delle differenze molto importanti. Pensate che se guardiamo l'indennità di accompagnamento, per esempio, tra i giovani, soprattutto tra persone che sono ancora in età minori, il livello di take-up dell'indennità di accompagnamento, nonostante siano persone che soddisfino pienamente i requisiti, è ancora molto basso. Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per chi deve condurre le politiche. Quindi sono delle informazioni molto ricche che noi possiamo avere soltanto utilizzando i dati amministrativi. E infine c'è una possibilità di incroci con altre banche dati, sia banche dati amministrative, sia banche dati di tipo invece campionario.
E questo può servire anche per affrontare alcuni dei limiti dei dati amministrativi. Fin qui vi ho parlato delle virtù dei dati amministrativi, ma certamente non bisogna sottacere anche i limiti che questi dati possono avere. Il primo, l'ho detto fin dall'inizio, è il fatto che non riesce a coprire, questi dati non possono coprire per definizione il settore informale, perché sfugge alle rilevazioni delle amministrazioni pubbliche. Non danno anche informazioni su attività importanti che sono svolte. Al di fuori che possono che non vengono svolte sul mercato, insomma, insomma il cosiddetto molto della produzione domestica, delle attività domestiche, chiaramente non vengono rilevate dai dati amministrativi. Danno raramente delle informazioni sufficientemente dettagliate sui legami familiari. Spesso le banche dati amministrative sono legate al singolo individuo e non ricostruiscono i legami familiari. Questo è un problema molto serio quando si tratta di valutare delle politiche che chiaramente su cui hanno effetti importanti le condizioni reddituali complessive delle famiglie di appartenenza. E poi anche qui non offrono dei dati sui consumi, almeno questo per quanto riguarda le banche dati amministrative di natura pubblica, e per alcune politiche è molto importante avere dei dati anche sui consumi, anche se vogliamo analizzare gli effetti sul benessere delle persone, avere delle informazioni sui consumi è molto importante. Ecco che in questi casi è possibile abbinare i dati di fonte amministrativa con le indagini campionarie. Si possono in questi casi utilizzare, la cosa migliore laddove si possa utilizzare i dati amministrativi come una base di campionamento, e poi una volta che si sono estratti degli individui casualmente dalle date amministrative, legare queste rilevazioni con dei dati campionari. Chiaramente questo è possibile soltanto se abbiamo delle indagini campionarie molto estese. Altrimenti siamo costretti a fare il procedimento inverso, cioè pensare, ritenere, in qualche modo utilizzare i dati delle indagini come universo e matchare questi con i dati amministrativi. Ci sono poi un'altra serie di tecniche di incontro in cui si mettono insieme, si fa un incontro tra i dati delle indagini campionarie con quelle amministrative, anche senza avere l'accesso agli identificativi individuali. Ci sono delle tecniche di propensity score matching, di synthetic control, che servono proprio a questo fine. Però è inutile dire che laddove si può chiaramente legare dati amministrativi con dati campionari utilizzando diciamo, le informazioni, gli identificativi personali, è chiaramente molto, molto meglio. E lo stesso vale chiaramente laddove si voglia fare un abbinamento con altre banche dati amministrative. Ecco, nelle slide che seguono, nelle diapositive che seguono, ho voluto semplicemente darvi alcuni esempi di come si può fare questo tipo di abbinamento, quali sono i risultati e quali sono le domande di grandissimo interesse a cui si può dare una risposta. Ve lo dico nell'ambito di un'indagine su cui l'Istat in questo momento è impegnata, sulla base anche di un mandato richiesto dalla Commissione Lavoro della Camera, che ha chiesto a Istat e a CNEL di svolgere un'indagine approfondita sulle nuove disuguaglianze generate durante la pandemia del Covid. In particolare, la Commissione Lavoro della Camera ha posto una serie di quesiti, ve ne leggo alcuni: quali sono le caratteristiche sociodemografiche e reddituale dei lavoratori occupati nelle imprese classificate in base al rischio operativo derivante dalla crisi economica e sanitaria, quali sono le caratteristiche sociodemografiche e reddituali delle persone che hanno contratto il Covid, come evolve l'occupazione delle imprese in base al rischio operativo derivante dalla crisi economica e sanitaria, eccetera. Ecco, sono tutte risposte, qui è difficile sono tutte domande, scusate, qui è difficile dare una risposta guardando alla singola banca dati, e qui invece è possibile abbinando banche dati diverse. Ecco, in queste diapositive ho cercato di mostrare quali sono gli abbinamenti necessari e
per poter andare incontro ad alcuni di questi quesiti. Per esempio, il primo quesito richiede di mettere insieme i dati delle rilevazioni sulle forze lavoro dell'Istat con delle banche dati amministrative come quelle gestite dall'INPS, con l'archivio UniEmes e altre informazioni che derivano dall'ISEE. Poi ci sono i dati dell'Agenzia delle Entrate sulle fatturazioni elettroniche. Ancora importante è utilizzare i dati raccolti dal Ministero del Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie. Vedete, per ciascuna di queste domande sarebbe necessario mettere insieme tutte queste diverse fonti. Vedete quante fonti sono necessarie per rispondere ad alcuni di questi quesiti. Sono quesiti però davvero di fondamentale importanza, in cui bisogna cercare di dare delle risposte, anche perché queste non possono che guidare poi le politiche con cui usciremo dalla pandemia e affronteremo queste nuove drammatiche disuguaglianze che sono state create durante questa crisi. Quindi bisogna cercare chiaramente di procedere in questa direzione. Sono stati fatti dei passi in avanti rilevanti anche proprio negli ultimi mesi nel costruire una base normativa per cui è possibile procedere a questo abbinamento dei dati. All'Istat sono state fornite nuove possibilità di procedere in questa direzione e credo che l'Istat, per quanto ne so, appunto, ha già proceduto moltissimo in questa direzione, quindi sono convinto che ci saprà dare delle risposte importanti. Io credo che sia importante anche nell'utilizzare questi abbinamenti di dati anche coinvolgere il mondo della ricerca. Non lo vi dico perché io provengo da quel mondo, ma ve lo dico perché io penso che quando si tratta di utilizzare queste banche dati e di svolgere delle valutazioni delle cose così importanti, è sempre importante che ci siano tante persone, tante valutazioni che hanno luogo, perché ciascuno può adottare delle metodiche leggermente diverse, ciascuno può in qualche modo capire e aggredire delle dimensioni del problema che altri non hanno affrontate. Quindi c'è veramente tanto da imparare se siamo in tanti a svolgere queste valutazioni. Ci sono molte persone nel mondo della ricerca che bramano per poter svolgere queste attività, ci sono molti validissimi studiosi che stanno completando per esempio delle tesi di dottorato che hanno come unica motivazione quella di pubblicare su riviste scientifiche di grande valore e hanno come grande obiettivo quello di rafforzare la propria reputazione, che quindi devono svolgere delle indagini estremamente accurate. Il fatto che si sia in tanti anche permette di controllare il lavoro degli altri. Tutto questo non può che andare a beneficio della profondità dei risultati di queste valutazioni. Quindi è molto importante anche che si proceda sulla strada del rendere possibile l'accesso, chiaramente rispettando le normative sulla privacy che si basano a questo punto soprattutto sulla disciplina stabilita a livello europeo, e dicevo permettere l'accesso a queste banche dati da parte dei ricercatori. Ci sono tre livelli che vengono stabiliti da parte dei regolamenti europei. Il primo è quello dei cosiddetti file ad uso pubblico, talvolta vengono chiamati file standard, che sono resi sostanzialmente anonimi. In secondo luogo ci sono i file per la ricerca, ai quali sono stati applicati dei metodi di statistical disclosure che mantengono però un elevato contenuto informativo, anche se alcuni campi sono stati oscurati. E poi ci sono i dati elementari che in qualche modo sono privi di riferimenti che permettono l'identificazione diretta degli individui, ma in cui non sono stati applicati questi metodi di disclosure control, e che possono in qualche modo essere utilizzati, per esempio come nell'ambito del programma Visit IMSS, soltanto in sede, non possono essere portati fuori, per esempio dalla sede dell'IMSS, o ci sono molti altri modi per garantire chiaramente un accesso soltanto a delle persone che sono strettamente autorizzate. Ecco, ci sono diverse modalità per procedere e permettere l'accesso del mondo della ricerca ai dati. L'IMSS ha un'esperienza importante nell'ambito del progetto Visit IMSS. Io mi auguro che anche altre realtà, l'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia,
procedano in questa direzione, e credo che l'Istat anche abbia intenzione di procedere nella direzione di produrre questi file standard per la ricerca, anche sulla base del lavoro che sta svolgendo sull'indagine sulle disuguaglianze. Fatemi chiudere con una considerazione legata al ruolo che talvolta il garante della privacy ha avuto in Italia su questi temi. Credo che davvero per valutare le politiche pubbliche sia necessario avere dei dati individuali molto dettagliati e anonimizzati. Vi dicevo che è perfettamente compatibile con i regolamenti europei sulla privacy rendere disponibili questi dati ai tre livelli di cui vi dicevo precedentemente, ed è anche possibile garantire l'interoperabilità delle banche dati della pubblica amministrazione in tempo reale. Non ci deve essere più la necessità ogni volta di dover sottoscrivere delle convenzioni che sono complesse, che portano via molto tempo. Tra l'altro, il fatto di avere questa interoperabilità serve non soltanto per valutare le politiche, ma serve anche proprio per un buon funzionamento della pubblica amministrazione. Serve per non dover richiedere alle famiglie, agli individui che spesso sono in condizione di difficoltà, di dover esibire documenti a non finire, che sono anche onerosi dal dover raccogliere. Servono per aumentare quindi il take-up, la partecipazione alle politiche che si è voluto introdurre. I dati della pubblica amministrazione, vorrei chiudere con questo richiamo, non devono essere gestiti privatisticamente dalle singole amministrazioni, sono un bene pubblico che deve essere comune, deve essere utilizzato da tutti, sono fondamentali per poter svolgere meglio le politiche economiche, per poter imparare dagli errori, per poter davvero applicare fino in fondo ciò che il nostro Parlamento decide. Sono stati fatti dei passi in avanti importanti col decreto semplificazioni e anche con l'ultimo decreto sull'attuazione del PNRR nell'ottobre scorso. Ecco, è il momento davvero di rendere questi progressi e di questi passi in avanti operativi. E con questo augurio e auspicio vi ringrazio una volta di più per questa opportunità e auguro a tutti voi buon lavoro.